uno dei telescopi più famosi al mondo, il radiotelescopio di Arecibo da 300 metri di diametro, verrà chiuso definitivamente e smontato. Questa è la drastica e sofferta decisione presa nei giorni scorsi dalla National Science Foundation, l'agenzia statunitense per la ricerca scientifica che finanzia l'osservatorio, passato da poco sotto la gestione dell'Università della Florida Centrale. Il colpo di grazia per la sopravvivenza dell'enorme struttura è stata l'inaspettata rottura lo scorso 6 novembre di uno dei cavi di sostegno del ricevitore centrale da 900 tonnellate, sospeso 150 metri sopra la parabola. La perizia ingegneristica immediatamente successiva ha stabilito che non è possibile riparare la struttura senza mettere a repentaglio la vita degli addetti ai lavori, da cui la decisione di smantellare il radiotelescopio, anche allo scopo di preservare le altre strutture presenti in loco. L'osservatorio di Arecibo, denominato ufficialmente come Centro Nazionale per l'Astronomia e la Ionosfera, si trova a Porto Rico, un'isola a fianco di quella di Santo Domingo, con uno status particolare di protettorato degli Stati Uniti, di cui dovrebbe divenire in futuro il 51esimo stato. La grande parabola, costruita 57 anni fa in una conca naturale, è stata la più grande al mondo fino al completamento del FAST cinese da 500 metri di diametro nel 2016. Noto al grande pubblico per essere apparso in pellicole cinematografiche e per avere partecipato al progetto SETI, il radiotelescopio di Arecibo è stato protagonista in questi decenni di molte importanti scoperte nel campo dell'astrofisica e della fisica planetaria, ma anche della fisica dell'atmosfera e delle ricerche geospaziali. È stato utilizzato in passato anche per scopi militari, ad esempio per localizzare le installazioni radar sovietiche captando i loro segnali che rimbalzavano sulla superficie lunare. Le attività del radiotelescopio di Arecibo erano state sospese a causa del terremoto di Porto Rico di inizio 2020. Sommovimenti che hanno probabilmente provocato lo scorso agosto la fuoriuscita dalla sua sede di un cavo di sostegno, la cui caduta aveva danneggiato la sottostante struttura della parabola. Mentre già si stavano pianificando le operazioni di riparazione, la rottura di un altro cavo attestato alla medesima torre ha evidenziato come la struttura soffrisse di problemi molto più gravi di quanto si potesse supporre. Danneggiato dall'uragano Maria nel 2017, il radiotelescopio era già da diversi anni a rischio chiusura a causa dell'alto costo di mantenimento in funzione. Ora, con un ultimo guizzo stizzito, questo grande gigante gentile sembra quasi avere deciso autonomamente la propria uscita di scena, che sarà certamente in grande stile, così come lo è stata la sua lunga e brillante carriera.